Ben 750 i partecipanti che si sono presentati al via in Piazza Centa a Tolmezzo per l'edizione 2016 della Carnia Classic, la sfida ciclistica tra le strade della Carnia alla quale hanno preso parte corridori provenienti anche dal gemello Giappone e dall'Australia. L'ex professionista Domenico Romano si è imposto nella Gran Fondo al termine dei 112 chilometri che comprendevano le salite del Duron, di Ravascletto e naturalmente del Kaiser Zoncolan, prese celebri dal Giro d'Italia. Domenico Romano! Allora, Domenico, ma forte, tu questa l'avevi già fatta? No, la prima volta. Da dove vieni tu? Io sono di origine napoletana, però abito e lavoro sul lago di Garda, ad Essenzano del Garda. Bene, e la Gran Fondo, insomma, è il tuo pane quotidiano? Ma Dio, da 3 anni che mi cimento in questo Gran Fondo, dopo le mie annate da professionista ho smesso più di 10 anni fa. Cioè, ma quanti anni hai? Scusa, non per... Un po', 41. 41, lui ha 27 anni, sì, quello che è arrivato secondo. È giovane, no, sì. Eh sì, però tu, cioè, quando c'è da fare una volata, non ti tiri indietro. Ma sinceramente non avevo la gamba buona per essere vincente. Poi nel primo pedalare, quando è stato lanciato la volata, avevo lì un netto anticipo. Poi ho avuto un calo negli ultimi 100 metri e sono riuscito a passarlo. Però sinceramente non ero convinto di farcela. Bene, tu arrivavi da quali gare prima di questa? Ma ho vinto la campionissima, la Gran Fondo Giordana, la campionissima il 16 giugno. Poi ho fatto altre gare con vari piazzamenti, l'ultima gara l'ho fatta a Sestriere, però con un calo di condizione. Poi da un mese che non partecipavo alle Gran Fondo, un po' di pausa ho fatto e poi ritornato a fare un po' di allenamenti e questa è la mia Gran Fondo dopo un mese di inattività. Come hai trovato questo tracciato? Innanzitutto un bellissimo percorso, bei paesaggi, sì, sinceramente sì, bello pedalare in questi posti, sinceramente. Bene, senti, cosa ti aspetterà prossimamente? A livello agonistico? Ma parteciperò alla prossima, al 4 settembre, alla Gran Fondo Città di Piacenza, la Gran Fondo Scopa. E poi ci sarà il 18, la Gran Fondo Cunego, e poi penso che smetterò per quest'annata. Beh, certo. Senti, Daniele Terzi ha detto che mangerà la polenta alla matriciana. Tu lo seguirai? Sì, sicuramente. Bene. Grazie, grazie. Daniele Terzi! Daniele Terzi, appena sentito, complimenti Alessandro, appena sentito, 27 anni, da Bologna, da poco si cimenta con la Gran Fondo, ottimo risultato. E poi abbiamo con 3.36 il primo classificato, Domenico Romano, 41 anni. Eccolo qua, veramente. Tu quanti anni hai, Alessandro? 37. 37? Beh, sembrate tutti più giovani, eh? Tutti più giovani, anche tu. Sì, quasi. Sì, anche tu. Ecco, facciamo una foto, molti fotografi per voi. Ha preceduto in volata di soli 53 centesimi Daniele Terzi, sul podio anche Alessandro Bertuola. Nella prova femminile si è imposta Enrica Furlan, seconda Sonia Passutti, terza Alessandra Casarin. La medio fondo da 76 km di lunghezza ha visto il successo invece di Alessandro Bianchin, secondo Roberto Vidoni, terzo il carinziano Gerard Perth. In campo femminile la vittoria invece è andata a Veronica Pacini. Due battute, è stata adesso te giro medio Alessandro Bianchin, allora raccontiamo questo tuo successo la Carnia Classic Fuji Zoncolan. Ma è stata una gara molto tirata soprattutto fino al bivio a Ovaro, poi siamo rimasti in 3, l'ultima salita sono riuscito a staccarli e sono arrivato qui da solo. Dicevi prima, una gara che ti riscatta di tanti piazzamenti questa stagione. Sì, quest'anno ho fatto quinto alla Sportful, gara molto dura, poi la Pinarello quarto, ho fatto quarto anche alla gara dei Pordenone Templari, finalmente è una vittoria. Dove pensi di aver fatto la differenza rispetto agli avversari? Sull'ultima salitella, quella di Vergenis, ho detto da tutto perché sapevo che Mari, se mi portavo in volata, Mari rischiavo. Ho dato tutto lì e sono arrivato. Bertle, eccolo.
Complimenti, allora lo schieriamo qua sulla sinistra. Complimenti arrivano anche da parte del presidente di Carebike, Fabio Porgiolini. Secondo posto per il club Trieste per Roberto Bidoni. Ecco, Roberto Bidoni ha voluto precisare, arriva da Trieste ma con chiare origini. Avi carnici. Qualche parola in carnico non te lo do. Impossibile. Ci siamo quasi. Allora, liberiamo il posto nel centro per il vincitore che è Alessandro Bianchin, Prosecco in France. Mettetevi sotto Fusi, o sotto Fusi, Gianni, eccoli, così, ok, perfetto, così. Eccolo qua, schierato il podio con il vincitore Alessandro Bianchin. Comunque chiamandoti Valentina puoi anche berlo tu, va bene? Bon. Allora, applauso generale e globale. Fabio Forgiarini, sono partiti in oltre 750, numeri che confermano la forza di questo evento. Sì, lo confermano e confermano che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, perché è difficile fare le cose ben fatte, ma è ancora più difficile ripeterle bene. Abbiamo avuto la grande fortuna del bel tempo, sono giornate splendide che ci premiano. Abbiamo avuto la fortuna di riuscire a coordinare i gruppi di questi volontari, Piani di Vas, Amici e Bici, Carni Atletica, per poter fare questa 4 giorni che è veramente splendida, e oggi ci siamo stati gratificati dalla presenza e dal movimento di questo serpentone. Sono arrivati da tutta Italia, da tutta Europa, ma anche da altre nazioni del mondo, tutti per scalare questo Zoncolan. Abbiamo avuto la sorpresa di ricevere ospite un signore giapponese, un cicloturista giapponese che, ospite di un amico in Italia, in Toscana, ha voluto venire a sentire e a vedere, a provare di questa cosa, perché in Giappone già c'è movimento per questo. La bicicletta c'entra molto. Certo, è un amico che diciamo conosciuto per caso, perché la sua compaesana ha sposato un amico mio italiano, e lui tutti gli anni, da età ormai 15 anni, ha deciso di passare le vacanze estive qua da noi. Peraltro lui in Giappone è coincidenza anche un negozio di bici, un rivenditore di biciclette, un meccanico, e tutti gli anni si porta dietro la bicicletta e lo accompagno a fare dei giri. Quest'anno abbiamo deciso di visitare la carne e di approfittare di questa manifestazione. Anche Enzo Kainer oggi all'avvio della Carnia Classic 2016, tantissima partecipazione, i numeri che crescono, ancora un successo. Sì, senza dubbio è una dimostrazione che bisogna investire, perseverare, credere e andare avanti. Se ci si ferma ormai è finita. Poi dalle prossime settimane partirà la delegazione friulana verso il Giappone, si parlerà di sport ma anche di economia. Sì, esattamente fra un mese, il 28 di settembre ci imbarchiamo. Ci sarà una parte sportiva con una trentina di partecipanti e una parte anche ufficiale istituzionale con a capo il vicepresidente Bolzonello e alcuni esponenti importanti del mondo economico e turistico regionale. È un bellissimo avvio e anche qui mi tocca ripetermi, bisogna crederci. L'appuntamento naturale di questa operazione è il 2020 Tokyo. Beh, adesso ancora di più, perché siccome non ci si ferma anche qui, spero che a Tokyo si ripetano le soddisfazioni di Rio e si aggiunga anche questo bello evento. Tra l'altro, nel velodromo di Izu, dove noi andremo anche a correre, si svolgeranno tutte le prove di ciclismo su pista e quindi noi saggeremo il velodromo di Izu. Successo al di là di ogni aspettativa per la staffetta podistica Carnia Classic Night Run. Ben 87 i terzetti che si sono dati battaglia lungo le vie di Tolmezzo nella suggestiva cornice della notturna, con tante persone ad applaudire lungo il tracciato e nella zona della partenza arrivo, grazie anche allo scoppiettante commento live dell'attore presentatore Claudio Moretti. Il successo assoluto è andato al super trio Giulio Simonetti, Nicolò Francescatto e Tiziano Moia, un gemellaggio fra due realtà importanti a livello nazionale nell'atletica, l'Aldo Moro e la Gemona Atletica, i soli a riuscire in un'ora a percorrere i 15 giri del percorso. Alla Carnia Atletica la vittoria nella prova femminile grazie alla campionessa italiana Under 23 di corsa in montagna, Marta Pugnetti, a Giuliana Driutti e a Eleonora Polo, capaci di percorrere 13 giri. E vai! E sono partiti, e cariti! Come il genio!
Grande spettacolo in notturna anche il venerdì, con la sesta prova del torneo Carni e Mountain Bike, una delle tante iniziative proposte all'interno della Carnia Classic Fuji Zoncolan. Un centinaio di partenti, numeri rilevanti considerato che si trattava di un giorno feriale, che si sono cimentati sul circuito di 7 km da ripetersi tre volte lungo le vie di Tolmezzo e nelle zone limitrofe. Netto il predominio del duo Kikos, scomposto da Manuel Moro e Marco Del Missier, che dopo aver fatto gara in coppia, distanziando piuttosto nettamente gli altri, hanno scelto di tagliare il traguardo assieme per una vittoria assoluta, quindi a pari merito. Terza piazza per Sergio Giuseppin della Delizia Bike. Sempre nella classifica assoluta, al quarto posto si è piazzato Cristian Chiavedale della Carnia Bike, al quinto Andrea Grigolini del team Bike Leon. Raramente si è vista una Tolmezzo così in fermento, così piena di gente. Sindaco Brollo, questo evento ha colto nel segno? Sì, sicuramente. A parte il clima, che è l'unica cosa che non possiamo ordinare, sul resto lo staff ha lavorato davvero in maniera importante e i risultati si vedono. Oggi con la Carnia Classic siamo al culmine di una settimana di eventi sportivi che insomma hanno fatto di Tolmezzo un ombelico, una specie di expo del nostro sport. Abbiamo visto mountain bike, abbiamo visto corsa, abbiamo visto musica, insomma una bella occasione per fare di Tolmezzo un trampolino di lancio poi per tutta la Carnia, come oggi soprattutto con la Carnia Classic. Alcuni ingredienti del percorso che si sta portando avanti verso Tolmezzo Città Alpina, il prossimo anno ricordiamo è fondamentale appunto verso questo evento e si stanno già programmando diverse iniziative. Sì, noi andremo adesso a raccogliere un po' tutte le manifestazioni di interesse da parte dei vari soggetti che operano sul territorio per poi articolare il programma di Tolmezzo Città Alpina. Lo faremo entro ottobre per poi presentarlo a novembre. Ci sarà un mix di eventi, nella spina dorsale degli eventi un posto particolare continuerà ad averlo Carnia Classic per ciò che concerne lo sport, ma poi ci saranno eventi legati all'agroalimentare, al recupero dei sentieri, al coinvolgimento dei bambini e delle scuole nella cultura di montagna, quindi è qualcosa che sveleremo appena avremo chiuso il cerchio con l'organizzazione per riuscire a stilare il programma definitivo.